Ciao a Ciao a tutti e tutti. benvenuti nel video più atteso di tutti quelli dedicati a Roma. Oggi si parla di cibo. Durante il nostro viaggio nella capitale italiana, il cibo ha ricoperto un ruolo fondamentale. Carbonara, amatriciana, carciofi alla giudia e molto altro ancora. Eravamo davvero impazienti di provare il maggior numero di piatti della tradizione e non. Ecco i 5 posti che più ci hanno colpiti e soddisfatti a livello culinario. L'Aikit. L'Aikit nasce nel 2013 da un'idea brillante, ossia unire la tradizione italiana, ok, allo street food di impronta anglosassone. In pratica un nuovo concetto di panino creato miscelando in modo elegante e gustoso il concetto di cucina e cibo di strada. E il risultato è davvero speciale e ciccioso. Sì, esatto, vi darà soddisfazione. Per chi avrà visto il video sul Vaticano, sicuramente l'avrà sentito già citare da noi, perché appunto ne abbiamo parlato un pochino in quel video, quindi se non l'avete visto andate a vederlo. Comunque un locale piccolino, gestito da 3 ragazzi molto simpatici e che sanno il fatto loro. Sicuramente troveranno la soluzione più giusta per voi. Tutto quello che vi verrà servito è assolutamente genuino e fatto a mano. E mi raccomando, non perdetevi le loro salse, perché sono veramente, veramente buone. Ivo a Trastevere. Quando Ivo aprì il suo locale insieme alla moglie romana in via San Francesco a Ripa, il locale appunto contava solo della sala con il forno. Ma tanto bastò a deliziare i trasteverini prima con i dolci e poi con le pizze fatte con la mozzarella che veniva consegnata ogni giorno dal mozzarellaro che passava con il suo carretto. Fu così che Ivo iniziò a preparare le sue pizze alla romana, ovvero caratterizzate dallo scrocchio. Vuol dire che la pizza risulta croccante e fragrante, quindi abbastanza sottile come tipologia di pizza. Negli anni 80 questa osteria trattoria si apre anche ai piatti della gastronomia, quindi primi e secondi. E dal 1999 è il figlio di Ivo ad aver preso le redini del locale, dando particolare attenzione alla scelta delle materie prime. Il rapporto qualità-prezzo è veramente ottimo e noi vi consigliamo di non perdervi le sue bruschette, che sono enormi e ovviamente serviranno come antipasto. Tonnarello. Tonnarello è stata una soffiata del nostro caro amico di Roma e direi che ci ha azzeccato parecchio. Nel cuore della tradizione romana, nel centro della cultura, nel luogo in cui si registra la più alta densità di ristoranti della capitale, troverete Tonnarello. Ovviamente stiamo parlando della zona di Trastevere. Non fatevi intimorire dalla coda, perché la troverete, di sicuro la troverete. Il posto ha talmente tanti coperti che in breve tempo vi riuscite tranquillamente ad accomodare e iniziare ad assaggiare i loro piatti tipici romaneschi. Anzi, quando sarete in coda è molto probabile che vi intratterranno con un prosecchino, almeno a noi era successo così, ci avevano dato un prosecchino per l'attesa. Tra i vari piatti tipici troverete i tonnarelli, i salti in bocca alla romana, l'abbacchio, la coda alla vaccinara e le polpette declinate un po' in tutti i gusti e varianti, insomma, no? Noi abbiamo proprio scelto le polpette alla vaccinara e le polpette alle melanzane e patate, diciamo in versione vegetariana. Esatto. E personalmente, ma credo che convenga anche Eli, erano veramente squisite. Molto buone, sì. Avocado Show. Nel centralissimo rione dei Monti, a pochi passi dal Colosseo e dai Fori Imperiali, troverete l'Avocado Show. Sì, è in una di quelle stradine un po' moderne, un po' ricostruite. Sì. Un po' più anche cool, no? Moderna, cool, wow, un po' alla moda. Sì. Della città, sì. Si tratta del primo avocado bar ad aver aperto i battenti in Italia e ovviamente serve piatti, pietanze, frullati, eccetera, tutto a base di avocado. Quindi troverete il classico avocado toast, frullati, smoothies, dolci e una specie di hamburger fatto proprio con l'avocado al posto del pane. Quindi abbastanza sostanzioso ed energetico, insomma. Sì, diciamo che non è un locale tipico romano. No, però particolare perché è l'unico in però Italia. Però lo trovate, esatto, lo trovate solo a Roma, quindi per il momento almeno lo trovate solo a Roma. Sì, forse in apertura quello a Milano, non sono sicura, dobbiamo controllare, però è il primo ad aver aperto in Italia. Quindi se siete amanti di questo frutto esotico, come la sottoscritta, ovviamente non potete perderlo. Osteria da Fortunata. In via del Pellegrino, a pochi passi da Campo dei Fiori, piazza Campo dei Fiori, troverete Osteria da Fortunata, dove si parla e soprattutto si mangia ancora romano, secondo la tradizione.
pane e carne cotta a legna, pasta fatta a mano sotto i vostri occhi da due simpatiche signore. Infatti adesso vi lasciamo un'immagine dove si vede proprio già dalla strada che stanno impastando, ok? E questo secondo me rende questo localino ancora più affascinante, perché è un po' più tipico, no? Una cosa un po' più originale. E trovate insomma piatti un po' di tutti i tipi, dagli gnocchi agli strozzapreti, alle fettuccine da condire alla carbonara, alla matriciana, cacio e pepe, alla gricia, all'arrabbiata, al sugo di coda, insomma principalmente primi piatti. Esatto, principalmente primi piatti, ma molto molto tipici e comunque piatti sostanziosi e genuini. Ora che è venuta fame un po' a tutti, noi vi ricordiamo di controllare nell'info box per trovare i link ai siti di tutti i posti di cui vi abbiamo parlato. Per oggi è tutto, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!